poco più di un mese per giungere da Reggio Calabria a Venezia, ma a piedi. È la storia di Valeriano Fiori, ciociaro 26enne che assieme alla fida cagnetta Jill, lo scorso 5 gennaio ha intrapreso un viaggio che sognava da tempo, ispirato da un film. È nata guardando un film che si chiama Into the Wild, un film bellissimo, che parla proprio di una persona che si mette in viaggio e conosce persone, conosce nuovi luoghi. È un film che mi ha colpito tantissimo e da lì ho deciso di compiere questo viaggio. Io sono partito dalla stazione centrale di Reggio Calabria, ho preso il treno da Frosinone fino a Reggio Calabria e poi da lì a piedi, tutto a piedi fino a Venezia senza prendere ovviamente alcun mezzo. E prima ho fatto tutta la parte tirrenica della Calabria, poi ho tagliato per le montagne della Basilicata e del Molise per poi arrivare fino alla Puglia e poi dalla Puglia tutta l'Adriatica fino a Venezia. Il viaggio non è stato per nulla facile, un po' per le condizioni meteorologiche tipiche del mese di gennaio e un po' per imprevisti di sorta. Noi siamo stati attaccati sistematicamente ogni giorno da alcuni cani randagi e lì sì, è stato abbastanza complicato. Un paio di volte abbiamo anche dovuto cambiare strada perché un giorno ci ha attaccato un pitbull e un altro giorno 5 cani hanno fatto branco in una campagna e quindi abbiamo dovuto per forza cambiare strada. Ma c'è stato tempo anche per imparare da chi non ha nulla. Una sera, è stata un'esperienza bellissima, ho dormito insieme, prima ho cenato e poi ho dormito insieme ad alcuni senza tetto, era la testa di San Severo in Puglia e ho apprezzato tantissimo l'umanità di queste persone qui, che anche se ovviamente non avevano nulla, in realtà mi hanno dato tantissimo, quindi una bellissima serata che porterò per tutta la vita con me. Sarà un'esperienza da ripetere? Sì, lo rifarò, credo farò o il Giro della Sardegna o comunque il Cammino di Santiago, che è molto bello.